società di sinergie stesse del nostro territorio. Non è in buonissime condizioni, nel senso che ha attraversato secoli di abbandono, solo di recente è stata acquisita dal comune e si è iniziato un restauro molto faticoso e costoso. Si è pensato di inserire questa emergenza dentro il suo territorio, quindi con il territorio circostante, all'interno della programmazione della scuola media, coinvolgendo tre classi, tre seconde, che hanno lavorato insieme con noi, quando dico noi, dico sarà la cultura e la biblioteca comunale, ovviamente con gli insegnanti che hanno condiviso anche questo progetto, pur non essendo sempre insegnanti soltanto di lettere. Perché? Perché è vero che questo è un movimento storico che ha una valenza anche artistica, anche se purtroppo tanti affreschi sono degradati e deteriorati, però è anche vero che si inserisce, si iscrive in un territorio molto interessante in quanto territorio definito da fiumi e da canali e con delle coltivazioni che sono state recuperate soltanto in questi ultimi anni da semi originali, un grano particolare e una vigna particolare, sebbene il nostro non sia un territorio vocato al vino, tuttavia veniva coltivata una vite particolare. Su questo si è lavorato quindi non soltanto sul manufatto, sull'edificio, ma anche sul contesto. Per cui il primo gesto che abbiamo fatto è stato di portare i ragazzi alla vendemmia, molto simbolica, nel senso che i ragazzi hanno partecipato alla raccolta dell'uva, ma comunque divertente e anche segnale di un'attività che anche in passato veniva svolta, quindi con questo elemento simbolico. Si è lavorato anche dentro la scuola con il contributo nostro della biblioteca e di tutti gli insegnanti anche su un altro tema che è quello delle piante autoctone, perché attorno a Villanese è stato diciamo ricostruito un boschetto di piante autoctone e ci è sembrato importante far capire ai ragazzi che esiste anche una vegetazione tipica al di là di tante mode, facili mode esotiche. E quindi anche l'insegnante di scienze ha portato il suo contributo. I ragazzi appunto hanno lavorato su un approfondimento legato quindi sia alla Villanesa che al territorio circostante e li hanno portati ad una seconda uscita che ai ragazzi produrre un repertorio fotografico, da cui appunto l'audiovisivo che insieme a diversi studenti delle classi seconde abbiamo prodotto in biblioteca. E quindi in questa occasione c'è stato il sopralluogo al boschetto, e quindi l'individuazione dell'ISU delle piante studiate in classe, in noce piuttosto che il pioppo, piuttosto che il biancospino e così via, e una visita approfondita alla Villanesa, che badate dopo il terremoto è risultata solo parzialmente visitabile, per fortuna le parti più affascinanti. Abbiamo voluto concludere, e lo vedrete nell'audiovisivo, anche con un concerto di musica dell'epoca rinascimentale, che è stato molto apprezzato dai ragazzi, perché avendone raccolto alla fine dei pareri scritti, dei piccoli pensieri che ci hanno lasciato, abbiamo colto proprio il fascino che hanno percepito da questo concerto di un gruppo di giovanissimi musicisti ferraresi, da Camerata Estense. Credo che sia stato importante avere svolto un progetto durante tutto l'anno scolastico di questo tipo, sia perché ha permesso di far percepire ragazzi un percorso anche attraverso le stagioni, anche attraverso un lavoro di lunga lena, sia perché li ha condotti a conoscere una parte, un elemento del territorio. Questa Villanesa non è lontana dal centro capoluogo di Copparo, è nella campagna, tutti l'hanno visto passando mille volte, veramente ci si è portati dentro a visitarlo perché non è un luogo aperto al pubblico sempre, noi a volte su prenotazione di comune sempre con dei limiti. Per cui hanno avuto il privilegio, tra virgolette, di appropriarsi di una parte della propria storia, del proprio patrimonio, altrimenti spesso negata. Io non dico altro, vorrei mandare l'audiovisivo che è proprio il prodotto
finale del lavoro fatto con i ragazzi e dai ragazzi.